ad Arkham City. Troppa FIFA per affrontarmi da nuovo, Batman. Oh, lo sanno tutti che preferisci nasconderti al buio. Lo sapevo che avevi troppa FIFA per affrontarmi, Batman. Non è finita! Non ci credo! Prendi questo! Bruceremo Arkham City! Vedi di scappare, Batman! Perché continuate a farmi questo? È come se voi ignoti passaste il tempo a pensare a nuovi modi di deludermi! Ai, per favore! Quando vai al commissariato, uccidine un paio da parte mia! Al Ghul avrebbe il segreto della cura del clown. Batman è chiaramente impazzito. È tutto inutile. Sarà tutto finito, il clown soffrirà. È tutto inutile. Quando sarà tutto finito, il clown soffrirà. Notevole, Batman. Non credevo che tornassi davvero. Sono un uomo di parola, Victor. Mai dovresti saperlo. Formula è completa. Il processo legante sembra aver avuto successo. Come ti senti? Sembri malato. Forza, dammelo. Scusa, ma temo di non poterlo fare, Batman. È l'ultima volta che mi dai ordini. Questo non è il momento per le trattative. Io credo di sì.
Il clown ha mia moglie. Riportamela indietro. Non è affatto una buona idea, Freeze. Oh, credo proprio di sì. Mi riporterai in Nora. Oppure tu morirai. Sei nel mio mondo. Oracle, Freeze mi sta attaccando. Il segnale telemetrico della sua tuta. Presto! Altro. Bruce, ricorda cosa è successo l'ultima volta. Non cercare di affrontarlo frontalmente, è troppo forte. Ok, i dati sono pronti, arrivano. Non puoi nasconderti per sempre, papà. Nora, me la pagherai in volto cara per questo. Questo trucco ha funzionato per l'ultima volta. Questa sarà la tua tomba. Cambiare continuamente tutti. L'effetto sorpresa è l'unico modo per sconfiggere Freeze. Non devo farmi vedere da Freeze, è troppo pericoloso. Nasconditi pure, Batman. Ti troverò e ti ucciderò. Ti ho avvisato, Batman. Non puoi nasconderti. Vieni più vicino. Combatti da uomo. Non illuderti di potermi sconfiggere da lontano, Batman. Vedo i segni del tuo passaggio, Batman.
nascondere il mio freddo. Batman, questo mondo è mio. Tu sei mio. Eccoti qua. Il pagliaccio la pagherà per mia moglie. Dovresti fare meno. Non accadrà di nuovo. Non sei al sicuro. Io ti troverò. Ora sei mio, Batman. Non devo farmi vedere da Freeze, è troppo pericoloso. Dovresti cercarti dei gadget che non rivelino la tua posizione. Il calore delle tue urme ti tradisce.
dove sei. Giuro soltanto le cose. Non ti lascerò insultare il ricordo di mia moglie. Non puoi nasconderti per sempre, Mata. Io ti generò il sangue. Non devo farmi vedere da Freeze, è troppo pericoloso. Devo farmi vedere da Freeze, è troppo pericoloso. Seguire i tuoi movimenti è fin troppo facile. Dove diavolo sei? Ti prego, trova Nora. Mi resta solo lei. È finita. Era tutto ciò che potevo fare. Harley Quinn l'ha preso. Cosa stai aspettando allora? Vallo a riprendere. Il clown pagherà per quello che ci ha fatto. Non è così semplice. Joker ha sbarrato l'acciaieria. Entrare non sarà una passeggiata. Forse posso aiutarti. Stavo lavorando a un nuovo tipo di proiettili. Forse questi ti daranno il vantaggio che cerchi. Te lo prometto, Victor. Io troverò Nora. Ti prego, trova mia moglie.
La telefonata anonima diceva il vero. Pare che Batman stia lasciando l'edificio. Ma davvero? Ciao Gotham, sono io. Temo che la signorina Vale andrà presto fuori onda. Ci scusiamo per l'interruzione. Ci hanno colpiti. Stiamo precipitando. Mayday, se qualcuno mi sente, siamo... Spettatori di Gotham, il mio elicottero è stato abbattuto. Ci siamo schiantati ad Arkham City. Abbiamo bisogno di aiuto. Ora sono intrappolata in quella che sembra una guerriglia tra... Che diavolo è stato? Oddio! Siamo circondati da cecchini e sembra che dei detenuti stiano venendo verso di noi. Se qualcuno mi sente, mandate i soccorsi! Sono Vicky Vale! Ripeto, sono Vicky Vale! Se mi sentite, aiutatemi! Quella cagna è mia! Non parlare troppo presto, Joker ci ammazza se combiniamo un casino! Ma di che parli? Abbiamo l'occasione di piantare una bella pallottola nel visino di quella reporter! E chi se la perde? Non la vedo. Guarda meglio. Joker vuole la reporter morta. Sì, ci sto provando. Non ho una traiettoria di tiro. Continua a mirare il punto dove era prima. Prima o poi metterà fuori la sua bella testolina. Quando lo fa, fagliela saltare. Proveniente dalle torri Dini si è fermato. Non riesco più a vedere i cecchini sul tetto del palazzo. Se mi sentite, sono Vicky Vale. Non ho più molto tempo e non posso spostarmi da qui. Il mio pilota è morto e ho bisogno di aiuto. Continuerò la diretta fin quando potrò, spettatori di Gotham. Dovresti essere al sicuro per ora. Sta qui e non farti vedere. Posso farti un'intervista in esclusiva? Qualche commento sulle condizioni della tua faccia? No. Resta qui e fai silenzio. Non si tratta così una graziosa reporter, Batman. Cosa vuoi da me? A chi stai parlando? Vedi cosa hai combinato? Ora quella poverina è tutta confusa e non mi stupisce. Dopotutto è appena uscita da un terribile incidente. Che tu hai causato. Come ti permetti? Io non ho mai... Oh, che diavolo! Ok, ok, sono stato io. Mi serviva solo un po' di tempo per assicurarmi che Harley tornasse con quella deliziosa cura. Fai il bravo e potrei mettertene da parte un pochino. Piuttosto improbabile, lo so, ma sono la tua sola speranza, giusto? Salve, Gotham. Sono in salvo, per il momento. Batman mi ha appena salvata, strappandomi a una morte certa per mano dei cecchini che lavorano per Joker. Come hanno fatto a procurarsi dei fucili di precisione in un carcere di massima sicurezza? Se esco viva da qui, sarà la prima domanda che farò al professor Strange, amici di Gotham. Sono sbigottita per le condizioni all'interno di questo cosiddetto centro di detenzione. Finora ho visto gangster armati fuori controllo, omicidi e mutilazioni per le strade e una totale assenza di autorità. Ci hanno detto che Arkham City è un bene per Gotham. Forse questo bene ha un prezzo che non possiamo permetterci. Qui Vicky Vale, in parla. Diretta... Parla.
Oh, Batman, sembri impaziente. Bene, molto bene. Ti servirà per risolvere il mio giochetto. Come forse avrai saputo, offro la salvezza ai poveri decerebrati che hanno la fortuna di rispondere alle mie chiamate. Non la chiamerei salvezza. Li uccidi. È solo un problema di prospettiva. Per esempio, dal mio punto di vista, sono solo bestiole che vengono a farsi curare da quell'orribile malattia chiamata vita. Immagino che dal loro punto di vista le cose stiano diversamente. Se fai loro del male, Sasa, te la farò pagare. Certo, ci scommetto. Ma prima giochiamo un po'. In questo momento c'è un telefono che squilla ad Arkham City. Lo so, è un ago in un pagliaio, ma dovrai trovarlo. Se impieghi troppo tempo, ucciderò queste bestiole. E non provare a fare il furbo. Ho un amico che ha fatto rimbalzare questo segnale su tutti i ripetitori da qui a Bloodhaven. Non mi troverai mai. Ora riattacca la cornetta e inizia a correre. Drin drin. Drin drin. Da Arkham City e vive e vegeta per ora. Parlato della mia prima vittima, Batman? No? Come saprai, ero orfano e ricco. Tanto ricco da poter comprare qualsiasi cosa, ma ovviamente volevo soltanto riavere i miei genitori. Ora so che era impossibile, che la loro morte aveva un fine superiore. Ma allora non avevo ancora assaporato la gioia della fredda lama attraverso il tepore della carne. Non sapevo ancora di poter salvare tante persone dalla miseria straziante della loro esistenza. Era sicuramente meglio. Davvero? Allora basta così. Trova un altro telefono, Batman. Ti saluto. È Batman! Vai, scappa, nasconditi! Ti ammazzo, pazzoide!
tornato a... Esploso. Così, da solo. No, gli hanno sparato. Cazzo. Sai chi c'era dietro? Credo che fosse Mickey Vale, sai, la reporter. Belle sta, quella stronza. Sei fortunato, allora. Se si è schiantata ad Arkham City, o è morta o lo sarà presto. Hai qualcosa da mangiare? Niente. Dico che nessuno riuscirà ad avvicinarsi senza che... Da qui, con questi fucili da cecchino, potresti centrare una formica. Meno male che li abbiamo. Batman ha beccato i galoppini mandati da Joker per l'ultima spedizione. Non me ne parlare. Joker era furioso. Vuole Batman morto. Non deludiamolo. Sì, se vedo Batman, è mio. Protocollo 10. In vigore tra un'ora. Ci stanno via. Credevo che se ne fossero andati. Amico, sta arrivando. Joker vuole che entriamo nel territorio di Due Facce e insegniamo a quel brutto bastardo. Eh? È tornato! Vale, mi sono preso la libertà di rafforzare la sicurezza dell'acciaieria. Scusa se ti do delle cattive notizie, ma non credo proprio che riuscirai ad entrare qui. Oh, le emozioni mi travolgono. Non riesco a pensare a te che lotti per la vita là fuori. Mi immagino il tuo cadavere inerte sulla neve. È l'unico pensiero che riporta il sorriso sul mio volto. Genera troppo calore. Devo trovare un altro ingresso. Oracle, trovami un ingresso per l'acciaieria. Vediamo. Immagino che tu voglia il percorso più pericoloso possibile. Perché cambiare le cose? Beh, sei fortunato. L'unica altra via è attraverso gli scambiatori di calore a sud dell'edificio. La indicherò sulla mappa. L'ha beccato. Adesso sarà chiuso in un blocco di ghiaccio. Davvero? Già, Freeze sarà incavolato nero, eh? Cioè, Joker gli ha rapito la moglie e ha minacciato di staccare la spina. Freeze non se lo dimentica di certo. Come diavolo fai a saperlo? Joker mi ha fatto portare la moglie di Freeze in un furgone. Non so dove sia. Hai visto com'è? È un bel tipino? È un bel ghiacciolo. Se la scongelassi, sarebbe un bel tipino? Da quel che ho capito, se la scongeli muore. Ma per rispondere alla tua domanda, sì, è carina. A parte il fatto che è mezza morta e sotto ghiaccio. Bene. Eccoti. Di qui!
Lontano da me! Pazienza. Sai qualcosa riguardo al protocollo 10? Ti preoccupa. Certo. Ieri ero al telefono con Strange e mi ha spiegato tutto per filo e per segno. Davvero? E cos'è? Sei davvero così cretino? Ma perché dovrei chiamare il responsabile di tutto questo? Magari ti ha chiamato lui. Non parlarmi più. Sta fermo lì e cerca solo di non cascare giù, intesi? Attento! Batman è qui! Andiamo, non funzionerà. Lo capirebbe anche un bambino. Devi venire alla chiesa. Ascoltami con attenzione. Parlerò lentamente e senza termini complessi, così forse avrai una ragionevole possibilità di capire questa conversazione. Se vuoi saperne di più, devi andare alla chiesa. La tuta non è in grado di proteggermi da quest'acqua. L'attacco congelante dovrebbe raffreddarla quanto basta per passare. Ho appena sentito mio padre. L'hanno convocato al municipio. Strange ha chiesto di attivare il protocollo 10. Gordon sa cos'è il protocollo 10? Solo che è una misura di sicurezza estrema. Strange ha detto al consiglio cittadino che le armi illegali ormai dilagano nella prigione. Armi che provengono da lui, fa tutto parte del suo piano. Proprio così. Ha lasciato intuire che i detenuti starebbero progettando una fuga di massa per attaccare Gotham. Ti terrò aggiornato. Sto Joker poco fa. Sembrava ok, non trovo. Ah, vediamo l'avrò fatto. L'ho visto ieri ed era ridotto da schifo, tutto avvelenato. E oggi? Allora, ha trovato la cura o cosa? Boh, io ero rimasto che i medici non riuscivano a salvarlo. Quindi mi ha anche fatto torturare una dottoressa per la cura. Cosa ha detto? Non ha fatto che ripetere che non c'era cura, finché non è morta. Poi non ha più detto un granché.
Beh, che importa, è tornato. Joker è tornato. Batman! Su tutto quello che sta succedendo ad Arkham City. Come vedete, sto decisamente meglio. In effetti, non sono mai stato più affascinante. Mi sento quasi mormorare. Ma com'è successo? Dove diavolo si compra quella cura? Voglio delle risposte, ora! Beh, è molto semplice. Le risposte non vi soddisferanno mai appieno. A volte bisogna solo prepararsi alla delusione. Oh, pensateci, immaginate la vostra serie TV preferita. Avete visto tutto, gli alti, i bassi, le più assurde coincidenze e poi bang! Vi spiegano tutto quanto. Sareste felici? Avrebbe un senso? Perché è finito tutto quanto in una chiesa? Vi basterà sapere una semplice cosa. Sono tornato. Tornato davvero. Ora armatevi, ragazzi. Dobbiamo progettare una fuga. Nessun ostaggio. Nessuna resa. Lo so, suona un po' come un suicidio. Ma ascoltate. Qualunque cosa accada, sarò sempre dietro di voi. Ti spiego come stanno le cose. Joker sta vincendo. Tu e il tuo capo state perdendo. Noi vogliamo che Joker continui a vincere. Perciò dici quello che vogliamo sapere sui piani di Due Facce. Probabilmente non vuoi, ti capisco. Perciò dovremo convincerti. Vaffanculo! Questo qui ha ancora delle energie. Io non parlo! E invece sì. Ascolta. Riesci a sentirmi, vero? Ora. Lascia che ti spieghi come funzionano le cose. Tra poco ti calerò lassù. Laggiù fa parecchio caldo. L'ultimo che abbiamo calato ha iniziato a sciogliersi ancora prima di toccare il fondo. Hai mai sentito l'odore della carne bruciata? No? Beh, posso capirlo. Allora lascia che ti spieghi. Prima ricorda un po' una grigliata. Pelle, grasso e muscoli che bruciano. Poi il calore attacca anche le ossa. Lì diventa brutto. Già. Ma tutta la faccenda non è proprio piacevole. Quel poveraccio ha urlato finché non è rimasto sommerso. Ma la cosa non ti riguarda, vero? Ci rivelerai i piani di Due Facce, no? Al diavolo! Non vuoi proprio arrenderti, eh? Allora te ne pentirai. No! No! No!
Batman! È qui! Bellamy? Pagliaccio? Per favore, fatemi scendere da qui. Chi se l'aspettava? Salvato da Batman.